Salve care amiche ed amici, come state? Ieri ho fatto un video sulle palme del Duomo di Milano, che par di palme che ci hanno fatto per giorni su quel tema. Adesso vi faccio un video su esplicita richiesta del nostro amico di Facebook Sebastian Sguazzin, perché mi chiede di parlare circa le dichiarazioni fatte da Adinolfi sulla morte assistita. Ebbene, non ho molto da dire. In Italia abbiamo la solita ipocrisia per cui chi si può permettere di fare delle cose le fa, chi non se lo può permettere rimane fregato. In Italia ci sono ogni anno centinaia di persone che purtroppo, non per loro gusto o soddisfazione, ma per necessità, perché non sopportano più il dolore, devono ricorrere alla morte assistita, l'eutanasia, la morte dolce. E non potendo ricorrere ai servizi medici italiani, vanno in Svizzera, per esempio. Allora, fra viaggio e assistenza medica, gli costa 10.000 euro. Quindi è anche una discriminazione sociale che si fa. Chi è ricco non deve chiedere permesso, va direttamente. Perché immaginiamoci anche le spese di viaggio che deve avere una persona il cui trasporto è difficoltoso, perché deve viaggiare in condizioni ottimali. Quindi se sono tetraplegici, ciechi, sordi, muti, come fare a viaggiare? Accomodo un po' qua. Quindi io leggevo, ecco, mi metto così almeno non sparisco dalla camera, che Adinolfi dice Hitler i disabili li eliminava gratis. Allora, duro post su Facebook dal fondatore del Popolo della Famiglia: il sistema svizzero prevede la soppressione di un disabile pagando, l'Italia vuole fare una legge simile? E poi l'hanno sospeso da Facebook per questa dichiarazione. Lui dice: il DJ Fabo è morto. Ora la nostra domanda è semplice: speculando su questa tragedia, che legge volete? Volete il sistema svizzero che sopprime un disabile a listino prezzi? Iniezione di pentobarbital, pratiche funerali, 18.000 euro tutto incluso? Volete sfruttare l'onda emotiva per ottenere questa vergogna? Hitler almeno i disabili li eliminava gratis. E il contenuto del post pubblicato sul suo profilo di Facebook da Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia. Volete sfruttare l'onda emotiva per ottenere questa vergogna? Continuava il post di Adinolfi. Hitler almeno i disabili li eliminava gratis. Tra il 39 e il 41 l'ente pubblico per la salute e l'assistenza sociale del Terzo Reich disinfettò, cioè uccise, 70.273 malati gravi, disabili fisici e psichici, ad un ritmo dunque di 23.000 l'anno. La legge sull'eutanasia in Olanda e Belgio ha prodotto circa 15.000 morti nel 2016, su una popolazione inferiore della metà rispetto a quella della Germania nazista. Il fine era il risparmio. Curare costava molto, 3,50 Reichsmark a disabile. Vuoi credere che i 23.000 tedeschi uccisi nel 41 non abbiano avuto scelta, mentre i 15.000 del Benelux nel 2016 sì? Ed è questo che non avete capito. Se passano leggi sull'eutanasia, puoi stare sotto Hitler o la finta democrazia. Scelta non c'è. Chi fa di conto e chi non produce va eliminato. C'è chi fa di conto e chi non produce va eliminato. In Svizzera si fanno pure pagare. Ezit e Dignitas incassano 18.000 euro a cliente. Non vi fanno schifo? Polemiche anche da molti parlamentari che
pongo l'accento sulla distinzione tra eutanasia e biotestamento. Paola Binetti, quelli di DJ Fabo è una vicenda che riempie tutti di dolore, ma questo non ha a che vedere col DDL sul biotestamento che uscirà dalla Camera, che è un disegno di legge in cui concordemente l'intera Commissione Affari Sociali dice no all'eutanasia. Sul fronte opposto, il PD, che parla di un Parlamento bloccato da veti e chiede una legge sul testamento biologico adesso, e il grillino Luigi Di Maio afferma che su tale tema il Parlamento è inesistente. Il segretario della Lega Matteo Salvini: il Parlamento dovrebbe arrivare a una legge giusta e non una legge spot come quella del PD. Insomma, tutti come sempre in disaccordo. Ci avevo meno di 27 minuti perché la mia targhetta da 32 gigabit micro SD non funziona. Se no ci avevo 7 ore. E niente, non vorrei eccedermi, se no si interrompe il video. E vi dico solo questo, che io spero che nessuno di quelli che parlano sulla eutanasia debbano arrivare agli estremi di provare quello che provò DJ Fabo e altre persone nelle sue condizioni. Perché DJ Fabo ha comunque avuto la fortuna di potersi pagare il viaggio in Svizzera e di potersi pagare il trattamento in Svizzera. Poi bisogna dire che in Svizzera ti sottopongono a dei test psicofisici e medici diagnostici per vedere se tu veramente puoi essere un candidato all'eutanasia, oppure se il tuo soffrire assistito può andare avanti. Non è che uccidono qualsiasi persona. Quindi in Belgio, in Olanda, in Svizzera, in alcuni paesi del nord Europa, prima selezionano i candidati all'eutanasia. Deve essere un soffrimento incessante che non si può sedare, che non si può curare, incluso malattie irreversibili che producono un degrado psicofisico nell'individuo. Perché certo, purtroppo ci sono molti malati terminali che però non soffrono. Allora, se gli rimangono 2 o 3 anni di vita, non sono candidati all'eutanasia. Ma se invece durante il corto o largo tempo che gli rimane da vivere soffrono indicibili sofferenze, allora dovrebbero essere candidati all'eutanasia, sempre che lo vogliano. Ricordiamoci di Papa Wojtyla, di Papa Giovanni, di Papa Giovanni Paolo II, Wojtyla, che ha sofferto fino all'ultimo, addirittura lo sostenevano perché parlasse dalla finestra di Piazza San Pietro. Ebbene, poi hanno confessato che siccome dovevano arrivare a celebrare la Pasqua, su di lui hanno fatto accanimento terapeutico. Quindi bisogna dire, se il paziente non lo vuole, no all'accanimento terapeutico perché rimanga vivo un individuo ad ogni costo, perché quello sono più profitti per le strutture mediche ed ospedaliere. Certo, se uno vuole l'accanimento terapeutico perché nonostante tutto, nonostante soffra, vuole rimanere in vita, allora è una scelta sua. Allora, se uno non vuole l'accanimento terapeutico per rimanere vivo ad ogni costo, no all'accanimento terapeutico. E se uno vuole porre fine al suo soffrire, alle sue sofferenze, non è che succede così perché non gli va di vivere. Il caro DJ Fabo non poteva più delle sofferenze che aveva. E ci ricordiamo anche un altro che lottò per l'eutanasia, Ambrogio Fogar, che non poteva più del suo soffrire. Quindi, come dire, caro il mio Adinolfi, caro il mio, non so come si chiama di nome, Mario Adinolfi, qua c'ho l'immagine barbuta. Caro il mio Mario Adinolfi, Mario, vediamo, Mario Adinolfi,
Le tue possono essere buone intenzioni, perché dici che non è giusto uccidere gli altri e porgli fine alla loro vita. Però mantenerli in vita solo per il nostro egoismo, quando già non riescono ad andare avanti perché non c'hanno tranquillanti, barbiturici, sedativi, antidolorifici efficienti ed efficaci, che poi fra l'altro bisogna togliere il proibizionismo perché dicono che la canapa, l'hashish, gli oppiacei possono togliere molto dolore ai possibili candidati all'eutanasia. Quindi da un lato legalizzare le droghe perché possono essere molto più antidolorifiche, per esempio la canapa col suo principio attivo a TCH, non so che cosa, che non i sedanti e barbiturici, gli antidolorifici normali. Ed un'altra, permettere a chi non ha più una vita degna di essere vissuta e gratuitamente di ricevere l'eutanasia, perché ci sono delle condizioni di estremo dolore che non possono essere sedate, tranquillizzate, e l'individuo comunque è un malato irreversibile, magari morirà da lì a pochi mesi o a pochi anni di estremo tormento. Un malato ha detto, e con questo vi lascio, che soffriva giorno e notte dormendo e stando sveglio. Quindi caro mio amico Mario Adinolfi, tu su questo ci hai preso una toppa. Pensaci su, perché ti stai sbagliando. Bisogna dare alle persone la possibilità di vivere degnamente. DJ Fabo si è potuto sottrarre a un dolore inenarrabile che noi tutti ci auguriamo di non avere mai, ti auguro di non avere mai manco tu, perché non lo puoi capire. Solo chi lo vive lo può capire. È un dolore che nessun rimedio è palliativo né curativo. E dura all'infinito e ti strazia nell'anima. Poi soprattutto se uno sa di essere malato terminale o in una situazione come DJ Fabo, quadriplegico, tetraplegico, cieco e di estremo dolore, allora a volte, tanto prima o poi si muore, meglio morire con dignità piuttosto che continuare a vivere in uno strazio e in un dolore che non ti fa pensare, non ti fa ragionare, non ti fa vivere. Allora con questo vi lascio, cari amiche ed amici, faccio un video corto perché se no si interrompe. Un saluto a tutti e soprattutto un saluto a Sebastian Sguazzin, che mi ha proposto il tema. Spero che gli interessi questo video e che vi interessi a tutti voi. Molti di voi mi hanno chiesto di nominarli nel mio video, ma io mi sono ancora scordato di loro. Mettete come commentario a questo video il vostro nome, commentando e dando like, commentate questo video in modo che io mi ricordi chi voleva essere nominato nel video e lo menziono, perché nella pubblicazione del video in Facebook dice Santen Chan divertito con altre 42 persone. In questo caso non sarò divertito perché è un argomento serio, però dirà Santen Chan con altre 42 persone, un massimo di 42. Quindi se vi volete fare nominare nel video, commentate il post di Facebook di questo video e io vi menzionerò fra le persone con le quali mi trovavo facendo il video, che è quasi la stessa cosa. E poi nel prossimo video vi menzionerò, perché io c'ho Akapa che tiene memoria corta. Quindi è probabile che se voi mi mandate in privato menzionami nel video, poi nella linea temporale non riesco più a trovare chi mi ha chiesto di nominarlo. Quindi mi raccomando, non mandatemi messaggi privati, commentatemi i miei post dicendomi nominami nel video e io vi nominerò. In questo caso nel post che apparirà con questo video, commentate il video se vi è piaciuto eccetera e dimmi per favore la prossima volta nominami nel video e io non mi dimenticherò, perché guarderò il post del video, i commentari, e mi annoterò tutti i nomi, perché se io non mi faccio un pizzino poi o guardo dal computer mi scordo chi mi ha chiesto di nominarlo. Ciao, spero che abbia registrato anche quest'ultima parte. Arrivederci cari amiche ed amici del vostro Santen Chan, auguri. E mi raccomando, diffondete il video e aiutate il mio canale a crescere.